La morte è l'unica verità indiscutibile. La Sicilia è un luogo di perenne ambiguità, dove apparenza e realtà si confondono facilmente. E il volto della mafia può nascondersi dietro la maschera rispettabile di avvocati, giudici, imprenditori, sacerdoti, politici. La mafia è una componente organica del sistema di potere italiano. Finché c'è un sistema di potere organizzato in una certa maniera, la mafia dentro quel sistema, la mafia non ha ideologia, non è né di destra né di sinistra, la mafia è col potere. Che cosa ha da dire? La violenza non fa parte della mia dignità. Di fronte a un'aula attonita, Giordano dichiarò colpevoli 344 imputati, inflisse un totale di 2.665 anni di carcere. In un altro paese, gli artefici di una tale vittoria sarebbero stati considerati un patrimonio nazionale. Dopo aver vinto la prima battaglia, ci si sarebbe aspettato che Falcone e i suoi colleghi fossero messi nelle condizioni di vincere la guerra. Invece, in Italia, avvenne proprio il contrario. Martelli, Craxi, Andreotti erano i nemici di quella parte della Sicilia politica che voleva combattere la mafia. Buonasera, a neanche due mesi dal mortale agguato a Falcone, un'autobomba sarebbe esplosa vicino all'abitazione della madre del giudice antimafia Paolo Borsellino. Non c'è assolutamente speranza per questa città. È finito tutto.